Buonasera e buon inizio del weekly vlog. Stiamo per fare la pappa, è sera, è domenica sera e non vi ho ripreso ieri perché sono tornata dalla Germania e poi siamo stati in giro fino alla sera perché ho accompagnato l'Arianna a Gallarate, in stazione da Gallarate, siamo andati a Milano. Poi lei è andata a casa a Bologna e io sono stata direttamente a Milano, siamo andati a fare le merenda, io e la Lu. Poi da Milano siamo tornati qua, da me, con la Lu e Roby. Siamo andati tutti insieme ad Andrea, anche alla festa di San Tito che volevano vederla. E poi abbiamo fatto i cretini tutta la sera, ci siamo divertiti un sacco. E poi stamattina io mi sono svegliata tardissimo, tipo all'una. Ho dormito perché mi serviva veramente il riposo. Adesso stiamo per fare la pappa perché io ho passato tutta la giornata a scaricare questa videocamera, a scaricare la cosa della GoPro. Mi sono guardata tutti, alcuni video, infatti. Non vedo l'ora di montare il prossimo week che voi avrete già visto. E sono in super ritardo perché dovevo uscire ieri, di solito escono il sabato. Però come vi ho detto mi sono proprio rilassata. E adesso facciamo la pappa perché abbiamo preso l'upesce e facciamo la pappona. Ho messo in registrazione tutti i miei programmi, vado a guardare il Cumbia Ninja di Non vedo settimana stasera. scorsa. Sì, stanotte, visto che tu ti guardi la tua partita, sto cercando di prendere col piede la sedia. Ho da guardarmi Cumbia Ninja della settimana scorsa e ho da guardarmi Nashville che è iniziato, sono gasatissima perché è iniziato uno dei miei telefilm preferiti, Nashville, io lo adoro. E poi cos'è che c'è da guardare? Poi basta. Vedo l'ora dell'inverno che iniziano i miei programmi, proprio tipo lunedì, mercoledì e il giovedì e il venerdì e zoppo. E adesso noi facciamo la pappona. Ciao. Buongiorno, avrete visto 2 mattine di fila, ma ieri poi sono rimasta attaccata al computer a editare i weekly e quindi non mi sono praticamente goduta la giornata perché sono rimasta fino alle 3:30 sveglia, poi sono andata a dormire e stamattina mi sono svegliata e ho suonato il corriere e mi sono messa a rispondere a un po' di mail e sto facendo colazione solo adesso, infatti ho sistemato un attimo casa e sto preparando la pappa, mi sto facendo i French toast, tra l'altro meglio che alzo un po' la fiamma perché sennò qua non si cuocevo più. Dopo mi doccio, lavo i capelli, mi cambio, mi trucco e inizio a lavorare sodo per la prossima attività Sephora che è veramente strafiga perché ci hanno lasciato tipo, hanno mandato un sacco di rossetti in prodotti labbra. E niente, io dovrò sceglierne alcuni a mio piacimento, creare un beauty look e niente, poi il tutto andrà su Sephora, sullo Snapchat di Sephora. Tra l'altro andranno il 22 e il 23 settembre, quindi farete in tempo, esatto, il 22 e il 23 che sarà un giovedì e un venerdì, a vedere gli snap miei su Sephora Italia. Quindi basta che scrivete Sephora Italia tutto attaccato su Snapchat e troverete il mio faccino per quelle 2 giornate che spacchettiamo insieme la scatola e apriamo i prodotti labbra, li guardiamo e poi sceglierò appunto 3 prodotti labbra. Ho deciso di sceglierne 3 perché voglio creare un beauty look, non vi sto a svelare troppo. Vado a fare l'altro French toast, qua ho l'altro uovo restante. Ecco qua. E dopo aver fatto l'altro French toast, l'ultimo, vi continuo a spiegare. Andrea si è fatto male. E infatti sono super in apprensione perché si è fatto male la caviglia, mi ha mandato le foto, sono la caviglia gonfissima. Non vedo l'ora che torno a casa per vedere com'è acconciato la caviglia. Come sentite la voce non sta tornando, io continuo ad avere la voce di un adolescente in cambiamento. Oh! Questo perché ho urlato un sacco quei 3 giorni, 4 giorni a Berlino, quindi ora che mi torna. Ciao, poi tutti i rimbalzi di temperatura, freddo, caldo, aree condizionate, aerei, quindi è normale che la voce un po' mi ha abbandonato, non sono abituata. Qua non ho messo il burro e infatti si è fatta la patinina scura, ma vabbè. Questo French toast è un po' più scuro degli altri, un po' più abbronzato. Buonasera, Andrea, come vi ho detto è tornata a casa che va la Bibi. Sì, vuoi farla vedere? Ah, facciamo vedere la Bibi. Guardate qua quanto è rosso. Aia. Ah, mo aspetta perché lo metto a fuoco. Adesso abbiamo fatto le pizze, come vedete, e ce le stiamo per mangiare. Adesso stavo guardando un po' su Facebook, stavo cazzarando allegramente. Non ho voglia di asciugarmi i capelli, ma saranno già asciutti perché sono così da 3 ore. Ho una fame assurda, infatti adesso già mangiamo sta pizza. Stavo leggendo i commenti dei weekly che ho messo, che tra l'altro 3 parti, quindi è come se fosse Natale per voi. E c'è una ragazza che ha scritto che per tutto il vlog si vede la videocamera sfocata, che sapete che questa videocamera purtroppo, tipo anche adesso, in continuazione fa la messa a fuoco.
In più, se c'è una bassa luminosità, cioè una luce scarsissima, continua a fare la messa a fuoco, non ci posso fare niente. Purtroppo questa è la videocamera che ho. Ma poi mi fa ridere questa cosa, perché c'è gente che fa ancora i video con la videocamera del 15-18 o con la webcam o no, pini. E si lamentano se la mia si mette fuori fuoco. Vabbè, cioè, io capisco che può dar fastidio, perché dà fastidio anche a me mentre li monto i video vedere questa roba che continua a fare la messa a fuoco e la mia faccia sfocata. Però non ci posso fare niente. Anzi, se volete farmi un bel regalo, visto che vedo che gli youtuber chiedono le videocamere, accetto volentieri una Canon G7, come cavolo si chiama, X PowerShot. Se volete regalarmela, qualcuno che c'è soldi da buttare via, regalo di compleanno che è stato, o di Natale anticipato, accetto volentieri, così almeno non c'è più il problema della videocamera che continua a mettere a fuoco. Quindi niente, adesso mangio perché ho veramente tanta fame. Buongiorno, dove stiamo andando? A fare la pola. La pola, cioè la colazione, che noi chiamiamo amorevolmente polazione. Che bello che sono riuscita ad alzare la luminosità, quindi vedete bello illuminato. Però ora stiamo andando giù per le scale, quindi diventerà tutto buio. Tra l'altro vogliamo anche andare alla Media World per vedere se ci sono degli hard disk per me, perché ogni volta per montare i video è un casino. Cercavo proprio una memoria esterna, un hard disk esterno, e ho trovato su internet da 2 terabyte 100 euro, non te l'ho detto. Non è male, però voglio vedere la Media World che cosa ci offre. E in più... volevo andare a vedere un profumo, se c'era qui in Italia. Si chiama 212 di Carolina qualcosa, e praticamente lo portava una ragazza all'evento di Clou. Mi è piaciuto talmente tanto che non avevo il coraggio di chiederglielo, è andata Loretta a chiederglielo e quindi gli fa oh 212, e quindi niente, oggi alla ricerca di questo profumo. L'ho trovato su internet a 26,30 euro. Sembra un proiettilino argentato, è carino, ma è super buono, cioè a me piaceva un sacco. Ogni pelle cambia profumo. Perché puzza. Stupido. Ogni pelle ha il suo, ovviamente, la sua acidità, e quindi cambiano poi i profumi in base alla pelle delle persone. Però sulla mia particolarmente diventano, cioè a me non piacciono come diventano i profumi. Poi ho messo sta magliettina, che sotto ho il reggiseno bianco, ma questa magliettina di Tally Whale è talmente trasparente. Questa bianca in particolare, solo bianca, perché la nera non è per niente trasparente, poi è nera, gloria. Qui si vede un po', sono un po' tipo in ansia. Andiamo alla Bakery, dalla Rate. Buongiorno, allora, Andrea ha preso la Apple Caramel Pie. Caramel Apple Pie. Io il plum cake alla carota e anche la cheesecake al cioccolato, ovviamente, perché questa che mi sembrava troppo poca. E poi abbiamo preso 2 caffè. Sei pronto a mangiare? La prossima volta la prendo anch'io. Buona, siamo in live, se non l'avete capito. Al solito, quello di Gallarate. Gloria voleva tanto prendersi la... come si chiama? Il French toast, però non volevo fare la cicciona. Non ti vedo convinto, però. Buona! Ah, che dormita! Oh, mamma mia, sei tornati a casa, abbiamo fatto un sacco di aspetta, nanna. Aspetta, fa vedere come. Vieni. No, dai, mi vuole sputtanare. No, guarda. Non la farò vedere. Allora, questa è l'India. Guarda. Aspetta, allora, non si vede bene. Allora, perché vi racconto, siamo tornati a casa, si capisce che ho dormito dai miei ricci ribelli e io mi sono fiondata sul letto, sul lettino, però quello della stanzetta, che è di un morbido pazzesco. E quindi sono crollata. È arrivato lui. Fa vedere. Mi ha messo la copertina. I gatti dormivano così. A pancia all'aria. E Gloria dormiva così. No, falla vedere bene in grande, che capiscono come dormivi. Dai! Dai, falla vedere. Mi vuole sputtanare. No, dormiva così, vestita, con i piedi aperti e truccata. Cioè. Adesso io ho intenzione di girarmi il video, quello dei preferiti, e mi devo un attimo riprendere perché sono super rincoglionita. Si è attaccata anche tipo l'inizio della ciglia e mo me la riattacco. Poi sono diventata tutta bianca qua, non lo so, è successo un casino. E qua il luogo del delitto dove ho dormito. Ma che dormita, sto letto è pazzesco, peccato che facevo un sacco di caldo. Ho intenzione di girare il video qua, perché è un po' che non giro video con questa
con questo sfondo. Ah, ecco perché non lo giro mai, perché c'è la luce del sole il pomeriggio. Che mi fa tutte le righettine. Vabbè, adesso vedo, magari accendo le softbox. Guardate che schifo. No, mi sa che tiro giù tutta la tapparella e accendo le softbox. Ah! Perché Gloria ha una cosa, pinzetta gigante. Una roba così sulla scrivania. Ebbene, perché ieri c'era una cimice lì. E io devo prendere questa cartolina e buttare fuori la cimice. Ho il terrore, io ho il terrore degli insetti. Delle cimici, poi mi fanno proprio schifo. E quindi avevo preso la cartolina così, l'avevo staccata, la cimice era rimasta attaccata e poi l'ho buttata fuori. E praticamente niente. Guardate che carino, il mio papino. E questa cosa l'abbiamo fatta a Berlino con Chiara e Federica, infatti gli devo passare la foto. Qua ci sono sti stickers che gli ho tenuti, sarebbero quelli di Clue, che erano dentro la bag con dentro tutti i regalini di Clue, e c'erano questi, infatti mi sa che li userò, essendo così grandi, non nella Kiki, ma in questa qua che è della DocuBook, la discagenda, perché ha lo spazio veramente enorme e la uso per le robe di casa, non me la porto dietro perché è enorme, e questi qua sono veramente carini, tipo quando ho dormito, tipo oggi adesso metto questo, oggi ho fatto nanna, pensieri magari privati, che ne so, fazzolettini, questo non so cosa sia, un uovo, ah magari quando schiudo un uovo figo di Pokémon Go, che rincoglionita, poi vabbè tante altre cose, questo credo sia un Tampax, pillole, sindrome premestruale, vabbè, ci sono un sacco di stickers molto carini, ho bagnato la pianta, metto questo, tipo stasera andiamo a mangiare il sushi, metto questo. Carino, mi piace. Ho finito di registrare il video dei preferiti e mi sono anche fatta già i capelli, già che c'ero. E li ho fatti massi perché li ho lavati ieri, però avendo dormito oggi pomeriggio avevano preso una piega strana, allora ho detto, senti, già che ci sono, li faccio mossi con la GHD, infatti è top, che dire. Ho preso una magliettina perché mi sono vestita molto nuda. Ho messo questa qua di Pull&Bear sotto al reggiseno sportivo che mi schiaccia le tette, perché altrimenti sarebbero state qua e quindi almeno me le tiene belle schiacciate. Infatti mi stanno uscendo tipo i lati, ma vabbè, per chi ha tanto seno sa di cosa parlo. E poi ho messo questi qui che sono di Stradivarius, non mi ricordo, e le scarpine solite, chanelline, con questa qua. Che se fa freddo stasera almeno, visto che ci sono i fuochi, dove stiamo andando? Allora, stiamo andando a mangiare al restaurant One, insomma, e anche se non è mercoledì, non c'è lo you can eat sul sushi, però fa niente, ho proprio voglia di andare a mangiare il sushi, anche Andrea aveva voglia di andare a mangiare il ramen, andiamo là, e poi ci rechiamo a Casorate, perché è la fine di San Tito oggi, il 13, e quindi c'è la festa finale, nel senso ci sono i fuochi, quindi andiamo a vederli. Mettiamo i Cumbia Ninja, non mi ricordo neanche se c'è Nashville, perché non ricordo più. Ah, era ieri! Oh, è morta la mamma, vabbè non vi dico niente, perché se lo state guardando è meglio che non vi spoilero. C'è una miniatura dell'episodio 4 tristissima, quindi c'è anche il 3, che io non ho visto, io ho visto solo l'1 e il 2. Aciderbolina. Ciao Andrea. Ciao Gloria Farro. Allora, la Gloria scorreggia, vero? Allora, stiamo per fare la pappa. Io ho preso il solito tè verde perché Gloria cambia, poi si prende le solite cose. No, stasera sono stata brava, sono... come si dice, ho scelto un po' di roba diversa, ho preso l'Ura Fly, che è questo qua col salmone avocado vestito di gamberi fritti e tobiko, non si vedrà niente. Poi ho preso il mango tango con il rivestimento di mango buonissimo, poi abbiamo preso i wonton fritti, i ravioli, perché io poi ho quando ho fame prenderei tipo il mondo intero, no? Inizio a ordinare e poi dopo sono pienissimo e scoppio. Allora, il piatto di Andrea è già arrivato, il suo ramen. Ma non l'hai preso quella con l'altro? No. Oh, stai cambiando. Certo. Cos'è, il pollo? No, carne? Impanata? È una cotoletta impanata di... pollo? No, carne. Ma perché il pollo non è carne, vero Gloria? È una cotoletta impanata di vitello. Qua c'è l'ovetto. Wow. È molto bello il mio ramen. E intanto si combatte. Labra. Giustamente, questo poverino non ha capito che noi stiamo facendo esperienza. Continuiamo a buttare giù la palestra, diventa bianca. E poi lui ci rimette ovviamente i Pokémon sopra. Io dovevo fare un video inerente a Pokémon Go, ma non l'ho più fatto. Sapete già giocare? Mi interessa ancora?
fatemi sapere se vi potrebbe interessare che vi faccio un video su Pokémon Go. Yeah, vedete? Adesso ci hanno dato 150 punti esperienza, è bianca, non mettiamo niente e lui metterà un altro Pokémon. E non ha capito che noi così ci facciamo esperienza.